Ciao Mario, Ciao Olivia. sono contento di vederti qua. Come stai? Tutto bene, si sta Tutto bene, grazie. bene? Sì. Dimmi un po', chi è Mario? Sei Sono. nato a Palermo? Sì, da genitori ghanesi. Sì? Sono stato affidato e poi adottato. Sono una persona molto tranquilla. Ah, quanti anni aveva quando sei stato adottato? Tre, 3 anni. sì. Però comunque ho un rapporto buono anche con la mia famiglia naturale, che alla fine è sempre la mia famiglia. Poi sono nato in Sicilia, quindi a 3 anni sono andato dal nord Italia a Brescia e da lì è cominciata tutta la mia storia. Sei cresciuto a Brescia? Sì, a Brescia. Il calcio, Ho quando cominciato a giocare a calcio a 3 anni. a 3 anni Sì, subito. mi avevano iscritto a una scuola calcio e poi da lì piano piano ho fatto 3, 4, 5 anni e già mio padre diceva che già le squadre dicevano che avevo un talento diverso dagli altri, però io ho sempre giocato a calcio a quell'età per divertirmi ovviamente e basta. Arriva all'Inter, quanti? All'Inter sono arrivato a 15 anni. 15 anni. Sì. Ho fatto gli allievi, un anno. L'anno dopo avevo 16 anni, ho fatto la primavera. E Avete vinto? abbiamo vinto sì, il campionato. Sì, il campionato. E poi lo stesso anno, cioè l'anno che compivo i 17 anni, ho cominciato a venire a giocare con te. Vinci la primavera, 16 anni, mi ricordo bene perché credo che hai giocato prima in Coppa Italia e 3 giorni dopo ha fatto, no, in campionato credo e dopo ha Sì. fatto una doppietta. No? Sì, con voi sì. Prima partita da titolare fa una doppietta. Contro Avevo fatto doppietta con la regina. la regina, sì. Sì, e poi sono tornato in primavera e poi siccome mi sembra che c'era Zlatan che era infortunato, Sì. e allora Mancini mi ha fatto tornare per la Juve e ho fatto 2 gol con la Juve. Sì, mi ricordo bene di questa periodo perché Zlatan Ibrahimovic era infortunato, tu hai preso il posto e sei stato decisivo con noi. Ho avuto anche fortuna nel trovare Mancini che mi ha dato fiducia subito, ero molto giovane, Sì, però non era difficile per te. Perché avevamo tanti grandi giocatori come Cruz, Crespo, Figo, Solari, Ibrahimovic e tu sei stato decisivo. Sì. Come mai? Era inconsciente, no? Io amo giocare a calcio e comunque eravamo una squadra, mi ricordo che eravamo una bella squadra, no? E mi ero ambientato bene nel gruppo, quindi stavo bene, non era una cosa così impossibile per me far male, era molto più semplice nella mia testa pensare nel positivo che nel negativo, quindi in campo scendevo e mi divertivo. Ecco. E questa cosa l'ha sempre, ti sei sempre divertito? Io sì. Quando entri in campo ti diverti sempre? Sì, adesso ho passato 2 anni tra Liverpool e Milan. Dopo? Parliamo dopo di questa cosa. Perché? Arriva piano piano. Dopo questi 2 gol della Reggiana, c'è sempre avuto intesa intorno a te, sempre. Tutta la gente ci ha sempre aspettato, no? Sì, questo sì. Mi sono sempre chiesto perché, però è stato un bene, sì. Sì, benissimo, sì. Dopo siamo l'allenatore del Ghana, quando ha 18 anni, vuole farti fare il mondiale con il Ghana. E tu dici di no, perché? E la tua risposta dici sono italiano, mi sento italiano e voglio giocare per la nazionale. Io ho detto, sono nato in Italia, era il ragionamento che avevo fatto a quei tempi, sono nato in Italia, non sono purtroppo mai stato in Africa, non ho mai visto l'Africa in generale, non parlo del Ghana, parlo proprio dell'Africa in generale,
e quindi è giusto che giochi per l'Italia. Se fossi nato in Africa e fossi cresciuto in Italia avrei giocato per il Ghana sicuro, però sono nato in Italia, cresciuto in Italia, penso che sia giusto giocare per l'Italia. In Italia ha subito tante manifestazioni razziste, ti hanno fischiato tutti gli stadi, ti insultano, ti mandano banane. Ha sofferto di questa cosa quando tu mi dici che io mi sento italiano? Sì, non è, di sicuro non è per colpa di una parte del paese, che sono veramente stupidi. Non vuol dire che io non mi sento italiano, io sono italiano a prescindere. Se loro non credono che io sono che sia italiano, non cavoli loro, nel senso che io mi sento italiano, ma mi sento anche africano. Sì. A 19 anni tu fai la tripletta storica con l'Inter di Milano. Io ero già andato e per quello che avete vinto, l'emozione. Dopo 40 anni che aspettavano la Champions League, tu la vinci. Sì, è stato un anno un po' particolare, perché sì, abbiamo vinto campionato e Coppa Italia e poi abbiamo vinto la Champions League. Sai, nella partita di Champions League c'è stata la semifinale, ho avuto un po' di problemi, poi la finale non ho giocato, quindi per come la vedo io l'ho vinta, anche se è sbagliato, però come lo penso io l'ho vinta passivamente, perché non ho giocato la finale. Era in panchina? Ero in panchina, però per me vincere, giocare, far gol, vincere per te devi essere protagonista. Esatto. Quindi ho un po' sofferto del non aver giocato la finale di Champions League, però comunque sì, è stato un anno fantastico quello. No, dopo 40 anni. Dopo questo c'è la chiamata di Cesare Prandelli, anche nazionale. L'emozione di vestire questa maglia. E tu entri anche nella storia perché sei il primo giocatore nero a giocare in nazionale italiana. È stata un'emozione grandissima, poi i miei genitori, soprattutto mio padre, Balotelli Franco, lui ci teneva veramente tanto alla nazionale e ho esaudito un sogno mio e soprattutto di mio padre, che era veramente attaccato alla nazionale, ed ero felicissimo di far parte della nazionale. Infatti ogni volta che vado in nazionale sono sempre fiero di farlo. Dopo vai al City, Manchester City. Dopo 40 anni che aspettavano i tifosi, aspettavano un titolo, vinci anche il campionato con Manchester City. E l'effetto Super Mario? No, abbiamo vinto l'FA Cup l'anno prima. E poi l'anno dopo abbiamo vinto la Premier League, però vincere il campionato è bello, ma come l'abbiamo vinto è stato fantastico. È stato fantastico, abbiamo vinto l'ultima giornata. No, ma l'ultimo secondo della partita abbiamo fatto gol, che se pareggiavamo lo United vinceva e loro già stavano festeggiando, e poi abbiamo fatto gol noi e all'ultimo è stata troppo bello. Poi vincere il campionato contro il tuo rivale è fantastico, all'ultimo secondo del campionato è una cosa fuori di testa. Dopo questo tu vai all'Europeo, perché ha fatto bene con Manchester City. Prandelli ti prendi per l'Europeo e finisci capocannoniere con 3 reti. In testa, con questo mi ricordo la semifinale con la Germania, tu fai 2 gol. E c'è una dimostrazione un po' strana, no? Raccontami, perché non ho capito perché ha fatto così. Così, l'ho visto fare Adrian. Anch'io sono stato bambino, vedevo i calciatori fare certe cose. Siccome non esulto quasi mai, ho detto, è stato un momento di 2 gol. Semifinale. Mi è venuto da fare così. Sì. Non è stata una cosa pensata. Niente. No, me l'ho fatto e basta. Dopo l'Europeo, tu firma al Milan e fa bene subito. Sì. Stavo. Era la tua squadra di cuore, no? A Milan è sempre stata la mia squadra del cuore, sì. Sono andato là
stavo bene, ero felice, quindi i primi mesi ho fatto veramente bene, vero? Dopo c'è il mondiale, però dopo l'europeo tutti pensavano che, perché aveva fatto molto bene, che tu adesso diventerai come Messi, Ronaldo, era da pallone d'oro. Ma il mondiale è stato, ho fatto la prima partita, secondo me l'ho fatta bene con l'Inghilterra. Avevamo vinto, avevo fatto gol, ma la seconda partita, nel modo come giocavamo, eravamo in campo, non mi trovavo molto, non mi ero trovato molto, quindi sono rimasto un po' escluso dal gioco, secondo me. E comunque non aveva, tutta la squadra era stanca, perché gli allenamenti che facevamo con il caldo che c'era a Rio erano un po' pesanti, quindi siamo arrivati alla seconda partita molto stanchi. E la terza partita mi ha cambiato il secondo tempo subito, cioè ho fatto solo il primo tempo. Nel secondo tempo non sono neanche entrato in campo, quindi poi abbiamo perso. E quando siamo tornati in Italia sentivo colpa di mare, colpa di mare, colpa di mare. Io ho giocato una partita e mezza, due partite su tre. Non è che puoi dare la colpa a un giocatore, non esiste. Si vince, capito? Tutti insieme, si perde. E la cosa insieme. Che mi aveva dato fastidio, che mi ha fatto male, è che comunque certi giocatori avevano dato quasi la ragione, che era colpa di Mario. E non si fa così, questo è quello che penso io, nel senso che io ho sempre detto, se vinciamo 2-0 e fa due gol Mario, non è grande Mario, è grande Italia. Ma se perdiamo è sempre stupidi voi, ma non è stupido Mario, capito? Non è giusto così. Sì, dopo, che cosa è successo negli ultimi due anni? Sembra che dopo il mondiale c'è una cosa che non è andata bene. Sì, io sono andato a Liverpool, la scelta più sbagliata della mia vita. Perché? Perché a parte i tifosi che sono fantastici, sono stati fantastici con me, devo essere sincero, e anche qualche giocatore che comunque, tipo Coutinho che conoscevo, Sakho che è mio amico, Lovren, Markovic, che sono tutti giocatori che ho avuto un bellissimo rapporto. A livello societario non mi è piaciuto, Liverpool secondo me non è una società molto seria. Ho avuto due allenatori, Rodgers e Klopp per poco. E i loro metodi o comunque come persone non mi hanno fatto una bella impressione, non mi sono trovato molto bene e quindi per te è importante la relazione che tu devi sì, avere? Sì, io sono un po' diverso da, faccio un esempio, Zlatan lui lo metti contro i leoni e lui è tranquillo, lo metti con le persone buone e lui è tranquillo, capito? Lui è lui e fa così. Invece io sono uno che deve stare più rilassato, no? Devo avere persone buone attorno. Rilassata? Ha sofferto di questa, sempre questa agitazione intorno a te? Perché parlano sempre di Mario. Ha sofferto di questa cosa? No, perché non, sono sincero, non mi è mai interessato più di tanto. Io preferisco avere e curo e sono attento ai rapporti che ho con le persone vicino a me. I giornalisti in generale fanno il loro lavoro, parlano per la gente, per le trasmissioni televisive, per i giornali, ma io non sono uno che guarda la televisione, non guarda i giornali, quindi non ho mai fatto più di tanto caso a quello che si dice o si scrive, non mi è mai tanto interessato. A meno che non tocchi la mia famiglia, che allora è diverso. Avrei voluto avere una carriera con più tranquillità? Ah, penso che nella mia carriera cambierei solo gli ultimi due anni. Tutto il resto lo terrei. Arrepienti per questi ultimi due anni? Sì, perché secondo me non dovevo né andare a Liverpool né ritornare al Milan. Perché? Perché mi sono trovato malissimo. Sono scelte sbagliate? Ho sbagliato, sì. Ho sbagliato la scelta e ho avuto anche sfortuna, ma ho sbagliato la scelta prima di tutto. Sì, però diceva prima questi due anni voleva avere il pallone d'oro. Ci pensi ancora? Sì, certo. Non penso che sia tardi. Penso che avrei potuto prenderlo prima,
però lavorando bene, e allenandomi seriamente tutto, potrei avere ancora un 2 anni, 3 anni dove potrei diventare. Non l'ha fatto questi ultimi 2 anni? No, io penso che negli ultimi 2 anni il mio modo di lavorare sia diventato da 10% a 80%. Ho cominciato a lavorare in questi 2 anni, però i risultati... Ma che cosa hai fatto prima di... adesso a 20... per 24 anni non hai lavorato? No, mi sono divertito. Ti sei divertito? A giocare a calcio, non ho mai pensato di migliorarmi, non ho mai pensato di stare di più sul campo, non ho mai pensato di fare un massaggio, non ho mai pensato a queste piccole cose che comunque sono importanti. Grazie a Dio il mio fisico è ancora giovane, quindi non ne ho bisogno, ma lo faccio perché ho capito che andando avanti non hai sempre il fisico di uno di 18 anni, quindi cambia. La tua figlia, perché sei diventato padre, e anche in questo sei diventato più matura? Di sicuro è stato un cambio, mia figlia su di me ha avuto un cambiamento indiretto. Non è stata che io ho avuto una figlia e ho detto ok, cambio. Mi ha cambiato, non me ne sono neanche accorto perché ho un rapporto fantastico con lei. Però quando lei, come mi rendo conto che ho una responsabilità, ho una creatura che dipende da me e non mi viene neanche di fare certe stupidate che facevo a 18 anni perché non vanno su di me, perché finché vanno su di me non mi interessa, ma vanno su di lei, allora lì è cambiato tutto, ecco. E il progetto Nizza, quando arriva? La scelta di Nizza. Avevo parlato col presidente e mi aveva detto, guarda, è una squadra giovane, mi piacerebbe che tu giocassi qua. Secondo me a Nizza ti troveresti bene, la città è bella, sei sereno, tu hai bisogno di ritrovare il sorriso, che è la verità. Avevo bisogno dopo questi due anni. Caldo, perché non voglio dire... Milan, Liverpool, Manchester, qua guarda c'è il sole qua. Sì, no. Vabbè, Milano c'è il sole, però non è questo paese, Nizza è... la Costa Azzurra è fantastica, è bellissima, veramente. Penso che la puoi paragonare forse a Capri, a Sicilia forse, ma comunque è stupenda, si sta bene. E comunque parlando col presidente, anch'io sono della sua stessa idea che negli ultimi 2 anni mi è mancato il divertimento per il calcio, che è quello che mi ha portato in alto, penso. E piano piano qua lo sto ritrovando, sia per il posto, ma soprattutto per il modo come gioca l'allenatore, i compagni, sono tutti giovani, sì, sto bene ed è quello che mi serviva. L'anno scorso un talento eccezionale come Atem è venuto qua e ha fatto molto bene, ha ritrovato la nazionale e ha firmato al PSG. E anche una strategia per te, tu quando hai visto Atem Ben Arfa hai detto se lui ha fatto così, anche io posso fare la stessa cosa, ritrovare no, forse un post in top club? No, perché quando ho firmato qua non lo sapevo di Ben Arfa, non lo sapevo. Ho saputo che lui giocava qua quando avevo già firmato. Ho visto, mi ricordo un gol che ha fatto lui in Inghilterra, bellissimo. Però non è un giocatore che conosco molto, ho visto che ha grande qualità e non so bene la sua storia, però me l'hanno spiegata e mi hanno detto che comunque era un po' calato, ha fatto benissimo qua e si è rilanciato, è una buona cosa. Io ti dico la verità, non penso a quel futuro, penso a far bene domenica, penso a far bene giorno in giorno. E poi quando avrò fatto bene tutti i giorni fino a giugno, poi a giugno vedrò cosa fare. Però sono troppo concentrato su giorno per giorno qua, sì. Perché è inutile pensare troppo in là, penso. Ah, sei diventato veramente più maturo adesso. Per fortuna. Era ora, oh, se no. Ti sei fissato? Ti sei fissato un aggettivo per i gol? No. Cercherò di far gol tutte le partite, quello sicuro. Però ogni volta che mi fisso un gol ne faccio 2 in meno, 3 in più, quindi non serve. No, non mi porta né fortuna né sfortuna. Ha vinto il campionato in Italia, in Inghilterra. Pensi di vincere il campionato con Nizza? Magari, sarebbe un sogno. Sarebbe un sogno. Non è una cosa impossibile, è una cosa davvero difficile, però
Sarebbe un sogno, sì, sarebbe molto bello. Che possiamo augurarti per questa stagione? Sorriso, sempre. Tu ce l'hai sempre di essere sorriso. Felice. Ma sembro sempre arrabbiato, ma non è vero, io sono sempre sorridente. Sì, sì, lo so, mi ricordo. Però il sorriso dentro, non quello fuori. Perché fuori? Non riesci a farlo fuori? Ma perché per me è importante che tu sorridi dentro. Se sei felice dentro davvero, puoi anche non sorridere fuori, ma tu sei felice dentro. Però so che per il personaggio che sono io, ho capito che ci sono tanti bambini che guardano, che può essere mia figlia anche, no? Ed è importante trasmettere serenità, felicità, perché comunque i bambini ti copiano. E quindi magari un bambino che è triste sorride perché ti vede sorridere, ed è importante questo. Quindi sto cercando un po' di sorridere un po' di più. Magari anche quando non serve, sorride. Grazie mille, Mario. Grazie.